Salve youtubers, benvenuti a questo nuovo video. Prima di iniziare con il video vero e proprio, con il tutorial, volevo dirvi che ho creato una fanpage su Facebook, quindi vi invito a diventare fan e mettete mi piace, vi lascio il link nella descrizione qua sotto. Bene, benvenuti quindi alla prima parte del tutorial, che è una sorta di introduzione perché, come non tutti sapranno, GTA 4, al contrario di San Andreas, ha una sorta di protezione contro il modding. Che quindi impedisce di inserire o di creare mods quando si trova, diciamo, allo stato di default. E quindi per fare questo sono nati dei tool su internet e dei tutorial, delle guide che spiegano come sbloccare questo blocco per il modding. E quindi adesso nella descrizione vi lascio questo piccolo programmino che si chiama GTA 4 Modding Unlocker e serve appunto per abilitare l'utilizzo di mod e quindi sbloccare questa protezione. Oppure anche sul sito stesso di GTA Expert si trova una guida che è personalmente quella che io ho seguito per sbloccare il gioco e quindi vi consiglio quella, anche perché questo Modding Unlocker non l'ho mai provato. Comunque, dicono che anche questa serva. Perciò, una volta che vi sarete assicurati di aver sbloccato il vostro GTA 4, possiamo iniziare con la seconda parte del tutorial. Salve youtubers e benvenuti a questo tutorial su GTA 4 che ho deciso di fare perché c'è un tempo di merda e non posso uscire di casa e peraltro la febbre, quindi è l'unica cosa che mi resta da fare. Allora, per fare questo tutorial avremo bisogno di un programma che si chiama Spark 4, che è un programma fatto appositamente per GTA 4 e serve per leggere i file che contengono tutte le texture e tutte le immagini 3D di GTA 4. Quindi, una volta che avremo scaricato ed avviato Spark 4, ci ritroveremo nell'interfaccia principale e qua dobbiamo cliccare su Browse, in modo che il programma cerchi e trovi automaticamente la directory in cui abbiamo installato GTA 4. Quindi, adesso andiamo su Models, CD Images e selezioniamo playerpad.rpf, ovvero il file di immagine in cui sono contenuti tutti i vestiti, le scarpe, quindi tutto l'abbigliamento che riguarda il giocatore. Adesso, visto che dobbiamo modificare una maglietta, quindi un esempio in questo tutorial, io prenderò la numero 15. Ora, come voi vedete, questo è il simbolo della Nike perché io avevo già precedentemente installato una mod, ma voi dovreste avere quello di default, quello predefinito, quindi non vi preoccupate. Adesso, selezioniamo quella che dobbiamo modificare. Clicchiamo due volte e poi selezioniamo Save Texture qui sopra e PNG ed esportiamola dove vogliamo. In questo caso io lo farò sul desktop e clicchiamo su Save. Bene, ora questo lo chiudiamo. Scusate, la tosse del cazzo. Adesso possiamo aprire il programma che utilizzeremo per modificare la nostra immagine. Io userò After Effects in questo tutorial, quindi lo farò su After Effects. Quindi importiamo la nostra immagine, la nostra texture, la importiamo nella timeline e adesso dovremmo tenere presente una cosa molto importante, che sostanzialmente il GTA 4 divide le magliette, quindi questo abbigliamento lo divide in quattro zone. Ovvero lo divide così, orizzontalmente e verticalmente. Ogni zona rappresenta una parte specifica della maglietta. E quindi vedremo che questa sarà la parte in basso a destra, sarà la parte frontale, dove c'è il logo in questo caso. La parte sinistra sarà la parte posteriore. E queste qua saranno entrambe le maniche. Quindi, adesso per fare un esempio, io creerò una nuova tinta unita. La facciamo verde. E adesso
scriviamo qualcosa giusto per farvi vedere com'è che funziona. Scriviamo Carlos. Ecco fatto. Lo posizioniamo qui. Adesso, dato che si tratta di un'immagine, qua su After Effects dobbiamo cliccare N in modo da ridurre lo spazio di lavoro a un solo frame. E poi andiamo su File. Se abbiamo finito le modifiche, andiamo su File, Export, sequenza immagini. Clicchiamo OK. E qui selezioniamo PNG. Clicchiamo su OK. E mettiamola dove vogliamo, ad esempio io la metterò nel desktop. Clicchiamo su Save. Adesso dobbiamo riaprire Spark e ritorniamo di nuovo nel playerpad.rpf. Clicchiamo due volte, no, scusa, ho sbagliato. Ritorniamo sulla texture. Clicchiamo Edit e clicchiamo su Import Texture. Selezioniamo quella che avevamo creato con After Effects. In questo caso questa. Clicchiamo su Save and Close, poi Save e possiamo chiudere tutto. E ora possiamo aprire After Effects e GTA 4. Attiviamo lo speed hack, così facciamo prima. Arriviamo e vi faccio subito vedere com'è il risultato. Allora, ecco qua la nostra bella magliettina appena modificata. E come vedete, esattamente come l'avevamo modificata precedentemente. Quindi, grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che la vostra vita sia cambiata. E mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e commentate. E al prossimo video, ciao!